Ciao ragazzi, esistono dei luoghi, soprattutto nei paesi più piccoli, che rimangono nella memoria delle generazioni. Grazie Stefania. Luoghi che per magari le persone che li animavano o per gli odori, i profumi che li caratterizzavano, per il buon cibo, insomma, per tutto ciò che rappresentavano. Ebbene, io oggi mi trovo in uno di questi luoghi perché sono all'interno della locanda dell'Oleficio a Mezzane di Sotto, il paese del frantoio storico, quello che c'è in centro è quello che tutti conoscono e dove ancora si respira il clima dei tempi che furono e che sono tuttora per la verità, perché questa locanda, grazie ad una sapiente opera di ammodernamento, oggi è ritornata a vivere. Questa è la locanda del frantoio. Questa è casa mia, perché fin da giovane ho avuto il piacere di innamorarmi di questo ambiente. Ho comperato insieme col papà e la famiglia l'antico frantoio di Mezzane, a due passi da qua. E qui ci sono nato, ci sono cresciuto, ci ho assaporato i profumi dell'olio meraviglioso che nasceva da questa valle. E qui ho voluto questa locanda, una locanda che cresce a immagine e somiglianza di un luogo che è ancora vergine. Questa era una locanda, era la vera locanda dei giassarotti, quelli che venivano giù con i carri e portavano il ghiaccio alla città e quindi si fermavano poi al ritorno a far riposare i loro cavalli e naturalmente un po' di ristoro. Quindi alla fine era il modo per accogliere dopo una giornata di fatica e di lavoro. E qui ho voluto ricreare questo ambiente nel quale le persone si devono sentire a suo agio, a casa, dove assaporano la terra e la tradizione di una veramente una terra antica come Mezzane di Sotto. Devo ammettere che la locanda è veramente bella. L'ho visitata praticamente in ogni suo angolo e devo ammettere che, nonostante l'ovvia introduzione delle modernità, non è stato tolto nulla alla storicità e all'essenzialità di questo luogo. Partiamo dalle camere. L'eleganza dell'arredamento, ad esempio, non strida affatto con lo scricchiolio delle assi in legno oppure con le mattonelle d'epoca che ancora fanno capolino, così colorate, sicuramente retro nelle stanze in cui si può dormire. E lo stesso per gli appartamenti, dove le linee essenziali degli arredamenti, con un forte utilizzo di legno, non si armonizzano perfettamente con il contesto di queste vecchie pertinenze in cui gli appartamenti stessi sono stati ricavati. E poi ci sono le cantine, la parte delle cantine dove veramente si può respirare il clima di un tempo, in questi spazi dove si conservavano le derrate, quindi il vino, quindi i salumi, i formaggi, le preparazioni che venivano fatte in casa, esattamente come avviene oggi. Tutto questo perché dietro c'è una filosofia di fondo che poggia sul rispetto di questo luogo, ma anche per tutto il territorio e che arriva ad esempio fino ad Enrico, che è un architetto che qualche anno fa però ha deciso di cambiare totalmente vita e diventare allevatore di gallina grisa della Lessinia, una varietà autoctona della montagna veronese, da cui Daniele si serve per approvvigionarsi di uova e di carne. Noi dobbiamo non dimenticare le radici, le dobbiamo per le nostre generazioni future, perché è solo così che insegniamo a mangiare la cucina tipica tradizionale, le cose buone come facevano una volta la nostra nonna. E questo è cultura nel cibo, nel benessere e nell'alimentazione. Mangiare bene vuol dire anche volersi bene e questo ci dà la possibilità di avere una vita lungimirante e longeva. Noi italiani abbiamo questa fortuna, soprattutto i veneti insieme con i giapponesi siamo i più longevi al mondo. E adesso andiamo a vedere che cos'è la pera fritta. La pera fritta, semplicissima, come la classica pera, con il midollo, brodo bon, giustamente come si dice a Verona, e pan gratin. Però il nostro pane è di farine biologiche, quindi è un pane bello corposo che ha bisogno di liquidi, perché le farine biologiche tendenzialmente tendono ad assorbire un po' di più. Si mette midollo, si lascia sciogliere nel brodo buono, si aggiunge il pane un po' alla volta finché la consistenza è bella dura, devi fare un po' fatica a mischiare la pera. Una volta passate le nostre classiche 4 ore di cottura sempre a fuoco lento,
si andrà a depositare in vasche dove si raffredderanno e poi al momento dell'uso si taglieranno come si vuole. La vuoi fare fritta per un bocconcino, la fai un po' più grandina, un quadratino più grande, la vuoi fare più simile a delle patatine fritte, la tagli leggermente più grossa, però vengono uguali come una patatina, buonissime. L'idea mi è stata proposta da un'amica qualche anno fa. Sai che una volta si utilizzava ogni tanto nelle birrerie in montagna della pera fritta per utilizzare tutto il pane? Io ho detto vabbè dai, è stata una sfida, l'ho colta volentieri al balzo, questa sfida come palla al balzo, e ho deciso di provare. E poi noi in questo contesto l'abbiamo servita con il nostro cotechino, la salsa di rafano e la pera fritta, antipasto alternativo, sfizioso, da aperitivo ma anche da antipasto, da locanda. Sapete cosa mi viene da pensare vedendo realtà come questa, in cui c'è una grande ricchezza di ricordi, di tradizioni e di sapori locali? Penso che di fronte all'esplosione di sapori esotici o preconfezionati che arrivano da tutt'altra parte del mondo, a volte sono proprio persone come Daniele o comunque come tanti altri innamorati come lui della propria terra a diventare merce sempre più rara. Per carità, io credo sia giusto che nel mondo ci sia posto per tutti, ma ogni tanto questo pensiero mi ritorna. No, non deve essere un fuori moda, perché essere originali non si è mai fuori moda, si è invece veramente custodi di un territorio, di un sapere e di un vivere che non ha eguali e che si tramanda di padre in figlio, e questo dovrebbe essere un insegnamento per uno stile di vita che deve essere il più lungo possibile, perché la vita non ha prezzo. Tutto quello che stai facendo, partendo dal frantoio, ha in qualche modo forgiato in te una nuova figura di imprenditore? Noi, nascendo da una famiglia di olio, volevamo anche dare la possibilità e far conoscere il nostro mondo a tutti i nostri consumatori, perché penso che il benessere sia diffuso e quindi devono tutti star bene. E quindi poter assaporare un piatto sano, genuino, come una volta, penso che sia dovere e diritto di tutti. E oggi la locanda deve avere un prezzo accessibile, aperta a tutti quanti, e tra l'altro avere quel valore alto di benessere. E soprattutto, non è una cosa scontata, la sostenibilità. Noi siamo tutto a chilometro zero, cerchiamo di essere veramente del territorio, facciamo lavorare la nostra gente, e quindi la nostra locandiera è la Teresa e la Stefania a chilometro qua sopra. Cioè, quindi questo è l'essenza di mangiare a casa nostra. Ecco, questa è una piccola cosa che vorrei passare a tutti i nostri ospiti che avremo qui. Cosa penserebbe secondo te Papa Mario? Papa Mario, che è il nostro cavaliere, che ci segue, ci guida, vorrebbe dire buona questa diversificazione, perché ci date lustro a una tradizione di famiglia nata nell'olio, cresciuta nel vino e ora sfociata anche nell'alimentazione, perché sempre di più una sana alimentazione ci aiuta a vivere bene. E tu a Papa Mario cosa vorresti dire? Ah, che ci segua dall'alto, perché è importantissimo mai cambiare strada, perseguitare quelli che sono i valori che ci hanno trasmesso sia il papà che la mamma, e quindi creare un valore aggiunto per le generazioni future, e noi insomma di generazioni future ne stiamo creando parecchie dietro alle nostre spalle. Stefano, ma dimmi la verità, la conoscevi la pera fritta? Vedere. Tu sei uno che sorprende, è la prima volta che l'assaggio, guarda, te sono testimo, però direi facciamo un brindisi alla locanda, perché le tradizioni sono la nobiltà delle origini e ogni tanto risvegliare con queste deuzze simpatiche fa sempre bene. Cin cin ragazzi! Salute! Cin cin cin! Sì. E adesso pera. Fino qua dovevi arrivare. Dopo un po' anche che l'altro. Prego.